Eccoci, cioè, dovremmo essere live sulla pagina della delegazione della Lega al Consiglio europeo. Io sono Cristiano Bosco, mi occupo dell'ufficio stampa della Lega qui a Bruxelles e assieme a me sono in collegamento Marco Zanni, che è il presidente del gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo. Grazie Marco. E Marco Ciao, ciao a Campomemosi, tutti. capo delegazione della Lega al Parlamento europeo. Grazie. Grazie a tutti, buona giornata da un'autunnale Bruxelles. Ecco, come mai ci troviamo qui oggi? Ci troviamo qui oggi di venerdì a parlare di cose europee, perché oggi e domani saranno in corso degli incontri ritenuti epocali dai media. Hanno detto che sarà il Consiglio europeo più importante degli ultimi decenni. Io inizierei, anziché entrare subito nel merito, anche perché comunque abbiamo appena cominciato il live, magari spiegando di che cosa si tratta. Quale dei due Marco vuole esordire? Ma può Sei andare il più Marco vecchio, il più Zanni? Ah, vecchio, il il più più vecchio, allora vecchio. facciamo così. Allora, il problema nasce anche dalla narrativa che questo governo ha scelto da quando è iniziata la crisi del Covid, una crisi economica conseguente, gravissima, che sta colpendo lavoratori e imprese italiane in particolar modo, ma anche altri paesi dell'Unione in maniera massiccia, come la Francia, la Spagna. E molto meno altri paesi dell'Unione Europea. Questo è già un dato di fatto che ci deve far capire un po' qual è la situazione di partenza. Quindi il problema di narrativa è perché hanno fatto credere ai cittadini e faranno credere ai cittadini che arriverà una pioggia di denaro da non si sa bene dove. Un po' come se l'Italia sia come la Grecia, la Spagna, il Portogallo, un paese che nel corso di questi anni dall'Unione Europea ha preso anziché dare. Quindi come fosse consuetudine che l'Italia sia un paese che deve aspettare che Bruxelles eroghi dei finanziamenti per aiutare la sua agricoltura, le sue imprese, i suoi lavoratori. Bene, la realtà è che tutti quelli che sono in buona fede sanno è che l'Italia nel corso degli ultimi anni ha un bilancio di più 140 miliardi fra il dare e avere rispetto a Bruxelles. E oggi effettivamente si trova in una situazione di crisi e quello che è il sistema che verrà stabilito fra oggi, domani e probabilmente dopodomani in Consiglio europeo non sarà altro che un allargamento dell'attuale bilancio del prossimo bilancio settennale dell'Unione Europea, introducendo nuovi programmi. Alcuni magari ritroveranno anche il nostro supporto, perché no? Altri indubbiamente meno. Vi saranno condizionalità forti dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dell'innovazione, che per quanto importante, ormai parole chiave di qualsiasi prospettiva di sviluppo futura, di fatto escluderanno alcuni settori. E infine, quello che si può dire è: ma chi paga questo? Cioè, con quali risorse finanzieremo questo nuovo budget? C'è una piantagione di denaro dietro la Commissione europea da cui prenderemo questi soldi? Li daranno gli olandesi? Li darà chi li darà? Alcuni dicevano: beh, ma introdurremo nuove risorse proprie. Il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che infatti noi non avevamo approvato, prendendoci gli strali di tutto il sistema mainstream, dicendo: beh, fra le risorse proprie, ovvero le tasse europee, inseriremo quella sulla plastica. Ma qual è il paese europeo che ha un settore dell'industria chimica importante insieme alla Francia e all'Italia? Quindi la superficialità di una narrativa costruita ad hoc per darci l'idea che Bruxelles ci salverà, rischia di fare dei danni, perché comunque le imprese e i lavoratori si accorgeranno fra qualche mese quanto tutto questo sia complesso. I temi sono anche altri, ma li lascio anche a Marco, perché è giusto analizzarli più nel dettaglio. Quello che sicuramente
Va aggiunto è che ci sono degli stati dell'Unione Europea che stanno intervenendo in maniera forte, che hanno una forte liquidità e che stanno usufruendo delle deroghe sugli aiuti di Stato che il nostro governo non ha saputo utilizzare alla stessa maniera e temiamo che nei prossimi mesi le disparità in termini di competitività all'interno dell'Unione Europea, anziché diminuire, aumenteranno. Quindi, quando la cancelliera Merkel dice per noi è importantissimo il mercato interno, la difesa del mercato interno dell'Unione Europea, dice una cosa che può avere un senso, ma lei è la prima colpevole in questi 20 anni a non avere mai voluto un vero sviluppo del mercato interno dell'Unione Europea. Ha mandato avanti politiche commerciali dissennate con tutte le aree del mondo, con accordi commerciali che hanno spesso danneggiato gli interessi italiani, e oggi ci troviamo al contrario, un mercato interno disegnato a uso e consumo dell'industria tedesca e che difficilmente sarà la soluzione, come noi auspicavamo, della crisi. Quindi le nostre imprese non avranno assolutamente una soluzione in questo senso, secondo noi, in questi giorni. Ecco Marco, tu parlavi di narrativa, adesso mi rivolgo a Marco Zanni. Un'altra narrativa che c'è stata nelle ultime settimane relativamente alla partita degli aiuti europei e al Consiglio europeo di oggi è la cosiddetta contrapposizione dei paesi chiamati frugali e invece i paesi del sud. Molto spesso quando si parla di paesi frugali, alcuni parlano anche di sovranisti, invece bisogna subito liberare il campo da queste, diciamo, interpretazioni perché nessuno dei paesi frugali è alleato della Lega. Ma intanto questa distinzione fa un po' ridere ed è del frutto di come si siano incancreniti i rapporti tra gli stati membri europei, no? Quindi questa divisione tra frugali e cicale del sud Europa, questa distinzione tra est e ovest, insomma, vediamo sempre di più che quanto fatto gli errori politici, l'agenda dell'Unione Europea negli ultimi 25 anni, invece che unire e incrementare la cooperazione tra i paesi del continente ha creato queste fratture e questo è il risultato di una scelta politica che è anche poi ricade su questo recovery fund, su quello che stanno discutendo i leader politici in questo momento intorno a un tavolo lì a poca distanza da voi, dal Parlamento europeo, cioè il voler perseguire delle soluzioni tipiche di una federazione. Non avendo le condizioni socio-politiche per essere una federazione, cioè la mutualizzazione del debito, anche se dalla crisi del 2008 esistono già degli esempi di emissioni di obbligazioni garantite, diciamo, in maniera comune dagli stati dell'Unione Europea. Ci sono ad oggi, anche prima del Recovery Fund ci sono 100 miliardi di euro di obbligazioni emesse dall'Unione Europea su varie iniziative che furono fatte in passato, la prima in risposta alla crisi del 2008. Quindi questa divisione è il risultato di voler perseguire delle azioni che sono osteggiate dalle popolazioni, cioè di voler andare oltre lo Stato-nazione, pensando si possa creare una federazione, quando in realtà oggi ancora lo Stato-nazione, che piaccia o no, è l'unico nucleo fondamentale di democrazia e senza di esso non può esistere cooperazione, europea. Detto questo, il secondo errore strategico dell'Italia in questi 20 anni è stato quello esattamente, lo accennava, Campomenosi. Prima, io lo dico ancora in maniera più chiara, cioè quello di essere finito tra le cicale, quando in realtà noi dovremmo essere tra i frugali, perché in questi 20-25 anni noi abbiamo sempre dato di più a Bruxelles rispetto a quello che abbiamo ricevuto, e non perché la narrazione, la retorica, noi siamo meno bravi a spendere i fondi europei, non siamo capaci di spenderli, li abbiamo sempre spesi tutti. Ma perché la solidarietà europea, il significato della coesione, che è uno dei principi fondamentali dei trattati, è questo: chi è più ricco
deve aiutare, diciamo, quelli che stanno un po' peggio. E l'Italia, essendo ad oggi con l'uscita del Regno Unito la terza economia all'interno dell'Unione Europea e in termini di popolazione uno dei paesi più grandi, ha sempre contribuito di più. Quindi l'atteggiamento autorazzista e prono dei nostri governi ogni volta che venivano ai tavoli europei, ha fatto sì che si sviluppasse in tutta Europa, spinta anche dai media, questa narrativa che noi siamo le cicale europee, che noi che i paesi del nord ci foraggiano, eccetera, eccetera, quando in realtà è vero il contrario. Noi abbiamo foraggiato gli altri paesi europei e abbiamo foraggiato anche gli stessi paesi che oggi ci criticano o che oggi hanno la presunzione di venirci a insegnare come gestire i nostri conti. Innanzitutto, l'Italia è il paese che ha fatto più austerità fiscale e ha avuto più disciplina di bilancio tra tutti i paesi dell'Unione Europea negli ultimi 20 anni. Non c'è nessun paese, nemmeno la Germania, tantomeno i Paesi Bassi, che negli ultimi 20 anni ha accumulato un avanzo primario di bilancio più grande di quello dell'Italia. Cioè vuol dire non ha accumulato una differenza tra entrate e uscite pubbliche al netto degli interessi sul debito pubblico più grande di quello dell'Italia. Vuol dire che noi fiscalmente siamo stati più disciplinati di tutti gli altri e i risultati li abbiamo visti e li vediamo oggi. La nostra crescita è la più bassa tra tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi questo è il secondo errore. E il terzo errore, e io qui permettetemi una citazione alta e letteraria, userei il titolo di un'opera di Shakespeare per definire quello che è stato il dibattito sul recovery fund in questi mesi. Much ado about nothing, molto rumore per nulla. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che in questi mesi e ancora oggi l'Italia, il governo italiano, stanno spendendo un grande capitale politico e stanno umiliando l'Italia perché il nostro premier sta ormai andando col cappello in mano dai paesi più piccoli e ridicoli dell'Unione Europea chiedendo di essere aiutato, forse più per salvare la sua poltrona che per salvare il paese. Per che cosa? Per un piano che nella migliore delle ipotesi non ci servirà a niente, ma non è Marco Zanni a dirlo, non è Campomenosi a dirlo, non è il pericoloso Salvini a dirlo, sono gli europeisti a dire che dal punto di vista macroeconomico anche se quello che c'è sul tavolo, e poi magari andiamo a spiegarlo e a definirlo in dettaglio e nelle cifre, che questo piano, questo recovery fund, non avrà un impatto macroeconomico rilevante sulla ripresa italiana ed europea. Wolfgang Munkau, quando a fine maggio la Commissione europea ha presentato la sua proposta, che è molto simile a quella che poi il Presidente del Consiglio Michel settimana scorsa ha messo sul tavolo e che stanno discutendo in questo momento i leader europei, Wolfgang Munkau, editorialista del Financial Times e ogni tanto del Corriere della Sera, dice, ha detto e continua a dire chiaramente che questo fondo non ha un significato macroeconomico, cioè non ci aiuterà a riprenderci da quella botta che è stata causata dalla pandemia, no? Quindi un errore strategico dell'Italia, focalizzarsi su una cosa che non ci aiuterà, il cui saldo dare, avere per noi sarà probabilmente molto vicino allo zero, e dimenticare la battaglia su quello che è veramente l'unico gioco in banco, cioè in campo, cioè l'intervento della Banca Centrale Europea. Proprio ieri è uscito uno studio dell'Istituto ZEU, che è un istituto di analisi economica tra i più rilevanti in Germania e in Europa, che ha detto una cosa che noi diciamo da quando è iniziata la crisi, cioè che l'intervento della BCE attraverso i suoi programmi di acquisti di titoli di Stato coprirà abbondantemente tutto il deficit aggiuntivo necessario che l'Italia deve e dovrà fare per rispondere alla crisi. Quindi questo è scritto nero su bianco, questo noi lo sappiamo, stiamo dibattendo e stiamo perdendo un sacco di tempo su uno strumento che nel migliore dei casi all'Italia è inutile, ma io non credo che le cose si facciano per niente o per inutilità, e nel peggiore dei casi ci porta la troica in casa, perché il recovery fund ha delle condizionalità molto forti attaccate, cioè il rispetto
l'utilizzo di questi soldi per fare le riforme che ogni anno nella procedura del semestre europeo l'Europa ci chiede di fare, ma non nella versione molto edulcorata che abbiamo visto nel caso delle raccomandazioni di qualche settimana fa, ma di quella molto più austera che fino al 2019 la Commissione ha fatto, cioè flessibilizzazione del mercato del lavoro, vuol dire tornare alla precarizzazione. Smantellamento di quota 100, quindi una riforma del sistema pensionistico che allunghi l'età pensionabile e tagli gli assegni pensionistici, eccetera, Che eccetera. è Addirittura. anche Esatto, quello che ha chiesto Rutte nell'incontro con Conte. ma non lo chiede solo, scusate, colpo di tosse, ma non lo chiede solo Rutte e lo chiede anche la Commissione che in questo sembra alleata di questi paesi frugali. Quindi la situazione è questa. Io credo che probabilmente già entro domenica o lunedì troveranno un accordo, perché io non credo a questa storia che entrando tutti fanno un po', giocano al ribasso, dicono è difficile trovare un accordo, eccetera, eccetera. Troveranno un accordo per due motivi. Uno, politicamente è in gioco la faccia dell'Unione Europea e la faccia di Charles Michel, il Presidente del Consiglio Europeo, che già ha fallito miseramente a febbraio, quando con le stesse modalità chiuse per 2 giorni i leader europei per trovare un accordo sul prossimo bilancio settennale dell'Unione. Ricordiamo che quello attuale scade a fine di quest'anno e dovrà partire il nuovo al 2021. Mise le fiche sul tavolo, si giocò il tutto per tutto all in e fallì. Un altro fallimento, quindi due fallimenti importanti in un anno di mandato per Charles Michel vorrebbero dire la fine della sua carriera politica in Europa. E il secondo elemento è la Merkel. Dal 1 luglio, qualche giorno fa, la presidenza del Consiglio dell'Unione, che è semestrale a rotazione tra gli stati, è passata nelle mani della Germania e soprattutto della cancelliera Merkel. Questa è l'ultima partita politica importante per la Merkel prima che se ne vada a fare qualcos'altro, no? E quindi non credo che lei sia disposta ad accettare un fallimento, a caricarsi sulle spalle un fallimento su questo tema. Quindi un accordo sicuramente lo troveranno. Il problema, e magari poi ne parliamo, sarà capire se questo accordo sarà dannoso o utile per l'Italia. Io purtroppo credo che si andrà più verso la prima direzione, cioè quella di una dannosità. Ma Marco Campomenosi, a proposito di cose da spiegare, nei giorni scorsi i giornali italiani titolavano Pioggia di miliardi dall'Europa. Forse sta passando il messaggio che sono già pronti i camion pieni di banconote verso l'Italia. Sì, ma infatti quello che i media volutamente in Italia non spiegano è che le difficoltà poi nell'uso di queste somme deriveranno anche dal fatto che saranno nuovi programmi le cui indicazioni di fondo saranno stabilite comunque a Bruxelles. Non solo, ci saranno tempi certi e brevi per indicare quali sono le priorità, quali sono i programmi degli stati membri relativamente all'uso di queste somme, e quello attuale non ci sembra un governo in grado di stabilire una linea, un'indicazione chiara. È un governo che vuole le infrastrutture? Non ci risulta. È un governo che vuole aiutare le imprese con uno shock fiscale? Non ci risulta neppure quello. Lo sanno bene magari anche gli abitanti della Liguria e tutto il sistema produttivo del nord-ovest che in questi giorni è bloccato da una situazione assurda e non si capisce perché l'attuale ministro dei trasporti non si sia ancora dimesso. Questo controllo, poi la verifica sulle priorità che Roma indicherà sull'uso di queste somme verrà fatto probabilmente, non è detto, ma è possibile, dal Consiglio all'unanimità, quindi l'Olanda, questi altri paesi dovranno poi fare una valutazione su come noi intendiamo spendere questo denaro. Quindi è l'ulteriore spostamento di competenza e processo decisionale da Roma, dalle nostre regioni a Bruxelles. Questa è la cosa più grave a nostro avviso, perché sappiamo benissimo che se fra 2 anni
ci sarà magari un governo di colore diverso, le ragioni per bloccare certe riforme o per imporre tagli al sociale, alle nostre pensioni, al nostro sistema sanitario ci saranno. Fra l'altro, nell'assurda situazione per cui fra il 2011 e il 2018 la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri 63 volte, non è uno studio che abbiamo fatto io e Zanni, l'ha fatto un deputato tedesco di sinistra, si trova in rete, 63 volte è stato chiesto agli Stati membri tagliate la sanità, privatizzate la sanità e oggi ci danno il MES, ci offrono, no, il MES, proprio per le spese relative al Covid. È chiaro che c'è qualcosa che non va, è chiaro che chi è a favore di questi strumenti, tout court, è a favore di uno spostamento di sovranità dall'Italia all'estero, un'etero decisione rispetto al nostro futuro che secondo noi è pericolosa perché l'abbiamo letto nei commenti di Weber, presidente del PPE, vogliamo controllare come l'Italia spende i soldi. C'è qualche italiano che vorrebbe questo? Perché la narrativa da un PD di questi 30 anni è stata forte, rispetto a un'Italia che viene dipinta come un paese che non è. Perché l'Italia, al netto degli interessi sul debito pubblico, per 24 anni su 25 ha avuto un saldo nelle partite correnti attivo, positivo, che la Francia, per esempio, si sogna. E questo da chi è stato dato? Dalle nostre povere imprese, dai nostri lavoratori super tassati, che in nome di un patto di stabilità che oggi è solamente sospeso, hanno subito in questi anni dei tassi, delle percentuali di tassazione incredibili e già prima del Covid ci stupivamo di come tutta una serie di piccole e medie imprese riuscissero a sopravvivere. È ovvio che dopo il Covid si sono trovate in una difficoltà estrema. Ricordiamo che l'area euro e l'Unione Europea nel suo complesso sono già la zona nel mondo che negli ultimi 20 anni meno cresceva. Oggi sarà quella che calerà più di tutti, gli studi dell'OCSE e del Fondo Monetario Internazionale ci sono. La Cina avrà un impatto del meno 3%, avrà un impatto inferiore e questi paesi stanno già girando intorno alle nostre imprese. E il rischio è che, come è avvenuto in Africa negli ultimi anni, alcune potenze come la Cina arrivino, acquistino, promettano investimenti in infrastrutture e che poi pretenderanno di orientare verso il proprio interesse. L'altro tema importantissimo è chi paga, ne l'ho sfiorato nel mio primo intervento, l'ha detto anche Marco poco fa. Il rischio è che tutto questo gioco, alla fine, ovviamente sarà difficile leggerlo sui giornali mainstream italiani, tutto questo gioco rischia di essere una partita di giro che per l'Italia sarà a saldo zero o poco superiore. Boh, vedremo. Già nelle ipotesi più ottimistiche rispetto a un settennato intero. Avevamo capito più o meno al netto dei prestiti, che io non considero neanche, sono somme che ci vengono date e che dovremmo restituire, ecco, quelle famose quote a fondo perduto ci sarebbero costate circa, cioè avrebbero dato un beneficio di circa 20 miliardi su 7 anni. Ecco, se oggi arriveranno i leader dei governi a una soluzione di compromesso, quale sarà questo beneficio? 15, 5, 0? Lo sapremo solo fra qualche giorno. Di sicuro si tratta macroeconomicamente di un intervento irrilevante che nulla cambierà se non togliere ulteriori competenza e capacità di spesa, autonoma, al nostro paese. È frustrante vedere poi come queste informazioni passano dai media ai cittadini. Però chi ha voglia di informarsi ha oggi gli strumenti per farlo. Finché la censura, come richiamato dalla stessa Merkel, non interverrà ancora più duramente, spazi di libertà per dire onestamente come stanno le cose. Cercheremo di alimentarli il più possibile perché la sensazione è veramente pesante. E
come dice Marco Zanni, per fortuna all'estero ci sono dei media che fanno i conti in maniera precisa, però di certo non possiamo pretendere che i nostri cittadini leggano il Financial Times, hanno ben altre preoccupazioni, però l'impatto anche comunicativo sarà forte, però poi le imprese capiranno sulla loro pelle qual è la realtà. Marco Zanni, io ti chiedo un commento. Oggi c'è naturalmente sui giornali ci sono c'è tanta attenzione verso il Consiglio europeo. E sul Corriere della Sera c'è un articolo di Lorenzo Salvia che racconta appunto come si stanno preparando i leader ad affrontare l'incontro. E lui scrive: secondo la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, i fondi devono essere profondamente ancorati a solide politiche strutturali. In sostanza, si è fermata un millimetro prima dal sostenere la proposta appoggiata dai paesi frugali, quella per cui i fondi dovrebbero essere condizionati alle riforme strutturali, la Troica solo con un altro nome. Ma che questo tentativo sia in atto da parecchi mesi da parte di alcune forze in Europa e alcuni paesi mi pare abbastanza palese, no? Cioè il fatto che considerino gli italiani incapaci di governarsi e i politici italiani incapaci di scegliere il bene per i propri cittadini, il tentativo di commissariare attraverso vari strumenti che poi noi riassumiamo nel termine evocativo di Troica è ben presente, no? E lo ricordava Campomenosi prima, qui, e l'abbiamo visto un anno fa, nelle dinamiche che hanno portato al governo Conte 2, la preoccupazione maggiore delle cancellerie europee di Bruxelles è che in uno stato importante come l'Italia si instauri un governo che non accetta più di essere succube di Bruxelles e della Germania, no? Quindi un governo con Matteo Salvini e con la Lega. Quindi questi strumenti, dal MES al Recovery Fund, sono propedeutici a quello, no? Quindi a instaurare ancora di più un pilota automatico. Per far sì che gli interessi non degli italiani, non dell'Italia, ma di altri paesi di Bruxelles vengano protetti da qualsiasi sia il risultato elettorale in Italia, o addirittura nel caso arrivi lo spauracchio di Salvini. È un film che abbiamo già visto nella discussione durante il governo Conte 1 con Bruxelles sui conti dell'Italia, no? Vi ricordate nell'autunno del 2018 ci fu uno scontro asprissimo tra la Commissione e il governo italiano su pochi decimali di deficit, no? Con dichiarazioni pesanti da vari politici europei sul fatto che il deficit proposto al 2,4% da parte dell'Italia rischiava di portare l'Italia in default. Cos'è successo? Finito il governo di Salvini, si è riconciliato tutto e addirittura le stesse istituzioni europee, la stessa Commissione europea che è stata chiamata a fare un'analisi della sostenibilità del debito di tutti i paesi, propedeutica poi all'accesso al MES sanitario, secondo il regolamento del MES, ecco, in questa analisi post-Covid, quindi col rapporto debito-PIL che andrà a 150, 160, 170%, vedremo, ma comunque molto più alto di quello che era all'epoca, la Commissione europea dice che il nostro debito è perfettamente sostenibile. Quindi è un utilizzo politico di regole sbagliate, no? Quindi, insomma, questo è un tentativo molto, molto presente e ripeto, è il tema più importante di questa riunione, di questo eventuale accordo. Cioè, oggi al tavolo dei leader europei la disputa non è sulla cifra, perché sanno che la cifra è irrilevante e tanto alla fine le cose si compensano, ma sulle condizionalità. Cioè, i paesi frugali, Bruxelles, la Germania e chi volete vogliono utilizzare questo strumento per tenere al guinzaglio l'Italia, per far sì che l'Italia galleggi. E questo
È esattamente l'approccio che la Merkel ha usato durante tutti questi anni per risolvere i problemi europei, cioè non ha fatto niente di più che tenere sulla linea di galleggiamento l'Europa e punto, quindi tenere in questo coma farmacologico tutto il continente per non avere problemi in casa sua, ma per continuare a far sì che la Germania possa godere dei vantaggi della sua cannibalizzazione garantiti dalle regole europee. Io volevo fare un accenno velocemente ai numeri, perché ci abbiamo un po' girato intorno, però è giusto dare a chi ci ascolta i numeri, visto che i giornali in questi mesi non l'hanno fatto, o quantomeno non hanno dato dei numeri non leggendo i documenti. E parto dal primo, quello sull'eventuale dotazione per l'Italia, no? Di questi 750 miliardi. Quindi noi abbiamo una proposta che parla di 750 miliardi di euro. Il primo punto da chiarire è: sono soldi che raccogliamo dalle piante o che l'Europa raccoglie da qualche parte e ci dà? No, sono un debito che non è direttamente un debito degli stati, ma è un debito che si assume l'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea chiederà ai cosiddetti mercati questi 750 miliardi di euro. Quindi questo è il primo punto. Non c'è nessuna pioggia di soldi, c'è un debito. Quindi quando c'è un debito vuol dire che qualcuno dovrà ripagarlo e poi chiaramente saranno gli stati membri. Di questi 750 miliardi, l'unica cifra giusta data dai giornali, cosa ci sarà dentro? I giornali dicono 250 miliardi di euro di prestiti e 500 miliardi di euro di sovvenzioni. Falso, le sovvenzioni sono molto meno, sono circa 430 miliardi. Il resto, per arrivare a 500 miliardi di euro, sono garanzie. Quindi ci saranno circa 70 miliardi di euro di garanzie. Quindi quello che a noi interessa sono i 430 miliardi di euro di sovvenzioni, cioè in teoria di soldi che ci danno e che non dovremmo ridare indietro. Passiamo alla cifra per l'Italia, no? I giornali continuano a parlare di una cifra di 170-180 miliardi di euro, ancora oggi ho visto 172 miliardi di euro. Falso, è una cifra che non esiste in nessun documento ufficiale della Commissione europea. Quindi, siccome noi siamo persone serie, facciamo le nostre analisi e prendiamo le nostre decisioni in base ai documenti ufficiali. Quindi l'unico documento ufficiale che esiste e che dà una stima delle allocation, delle allocazioni per paese è un documento, un allegato che la Commissione europea ha pubblicato il 27 maggio quando ha presentato la proposta su questo recovery fund che si chiama Next Generation EU. Questo documento non parla di 172 miliardi, non parla di 180 miliardi, parla di 153 miliardi di euro. Questa è la stima che l'unica stima esistente che la Commissione europea fa su quanto di questo fondo spetterà all'Italia. Di questi 153 miliardi, sempre in questo documento, noi vediamo una cosa, cioè che la divisione, diciamo, tra fondo perduto, sovvenzioni e prestiti è la seguente: circa 73 miliardi per l'Italia saranno come sovvenzione, circa 80 miliardi di euro saranno come prestito. Siccome abbiamo detto che i prestiti sono irrilevanti, perché torniamo alla ricerca di Zeu, oggi tutto il deficit viene coperto dalla Commissione europea, dalla Banca Centrale Europea, e gli acquisti fatti dalla Banca Centrale Europea hanno un costo netto in termini di interessi vicino allo zero per l'Italia. Perché? Perché gli acquisti vengono fatti per la maggior parte da Banca d'Italia, che ci fa un utile, quindi gli interessi che il Tesoro paga vanno ad alimentare il bilancio e l'utile di Banca d'Italia. Alla fine dell'anno cosa fa Banca d'Italia col suo utile? Paga le tasse al Tesoro italiano, come tutte le aziende, anche le aziende bancarie, e per il resto distribuisce sempre al Tesoro italiano sotto forma di dividendi. Quindi focalizziamoci sulla parte a sovvenzione, che sono circa 73 miliardi di euro. Come abbiamo detto, chi paga questo indebitamento che l'Unione Europea fa per dare questi soldi lo pagano gli stati membri.
secondo due ipotesi: o, come è sempre accaduto per la maggior parte alle risorse europee, tramite le contribuzioni dirette degli stati membri in base alla loro forza economica, o tramite nuove tasse europee. E nella proposta di Michel, guarda caso, l'unica tassa europea che il Consiglio mette sul tavolo immediatamente è quella sulla plastica. Ha già spiegato Marco Campomenosi il perché la tassa sulla plastica sarebbe un danno per le imprese italiane. Quindi ancora una volta ci danno da una parte e ci tolgono dall'altra. Poi andiamo a vedere quanto di questi 750 miliardi di euro l'Italia dovrà ripagare, perché questo debito, abbiamo detto, dovrà essere ripagato o con le tasse o dagli stati membri. Facciamo conto che le risorse proprie, le cosiddette tasse, non vengano messe in campo oppure abbiano un effetto netto per l'Italia vicino allo zero o addirittura negativo, come per quanto riguarda la tassa della plastica, e andiamo a calcolare sulla parte di sovvenzioni, quanto è responsabilità dell'Italia, che garantisce che per quota sua del reddito nazionale lordo dell'Unione Europea ripagherà questo debito. Andiamo a fare i calcoli: la quota di reddito nazionale lordo dell'Italia all'interno dell'UE a 27 è circa il 13%. Se noi facciamo questa proporzione sui 500 miliardi, andiamo a vedere che sono circa 60 miliardi di euro di cui l'Italia si dovrà fare carico per ripagare questo debito. Quindi, se togliamo i 73 miliardi che dovrebbero arrivarci di sovvenzioni ai 60 che dobbiamo ripagare, l'effetto netto sui 7 anni per l'Italia dovrebbe essere circa 13 miliardi di euro. E già capite che, arrivati fin qui, torniamo a quello che ho detto dall'inizio. Nella migliore delle ipotesi, questa cosa è inutile perché non ha un impatto macroeconomico rilevante. Ricordiamo che solo per quest'anno la perdita di PIL dell'Italia varrà quasi 200 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di 13 miliardi spalmati su più anni contro una perdita quest'anno di 200 miliardi di euro. Capite che già qui non ci siamo. Però attenzione, perché? Perché ci sono altre magagne in tutto questo pacchetto per l'Italia. Abbiamo detto che questo recovery fund viene portato avanti insieme al prossimo bilancio settennale, il cosiddetto quadro finanziario pluriennale. Quindi la proposta è stata presentata insieme, da una parte recovery fund, dall'altra quadro finanziario pluriennale. Cosa succede nel quadro finanziario pluriennale? Ancora una volta lì si bilancia quello che in piccola parte viene dato all'Italia col recovery fund. Come? Secondo due strumenti, quello degli sconti alle contribuzioni, si chiamano rebates in inglese, che sono sconti che vengono concessi a alcuni paesi. Quindi mettiamo che un paese debba contribuire al bilancio europeo per 20 miliardi all'anno, la Commissione dice: va bene, siccome tu sei un contributore netto e vogliamo trattarti bene, invece che 20 miliardi, alla fine dell'anno ti ridiamo indietro 1 miliardo. Questo, nella proposta di Michel, è un trattamento che doveva essere tolto con questo quadro finanziario pluriennale nuovo, però per dare un biscotto ai cosiddetti paesi frugali è stato reinserito. E parliamo di rebates per 5 paesi, quindi i 4 frugali più la Germania, ovviamente. E come vengono pagati questi rebates? Perché è chiaro che non si riduce il bilancio europeo, quindi questi sconti non vengono nettati dal bilancio europeo, ma vengono spalmati sugli altri paesi, su tutti i paesi dell'Unione. Quindi cosa succede? L'Italia dovrà pagare la sua quota per garantire, dovrà aumentare la sua quota di contribuzione per garantire questi sconti ai paesi frugali. Abbiamo fatto un piccolo calcolo e quello che esce è che sui 7 anni di quadro finanziario pluriennale di bilancio, questi sconti fatti ai paesi frugali e alla Germania, all'Italia costeranno circa 6-7 miliardi di euro di contribuzione aggiuntiva. Quindi questi 6-7 miliardi di euro vanno considerati nel computo, no, dell'effetto netto di questo pacchetto. Quindi a 13 miliardi dobbiamo toglierne la metà che dovremmo pagare per coprire gli sconti sul bilancio agli altri paesi. Quindi siamo già scesi a 6-7 miliardi di euro su più anni di beneficio netto di tutto questo ambaradan per l'Italia. Ultimo punto che porta
il beneficio per l'Italia vicino allo zero, se non addirittura sotto lo zero, è andare a vedere nei programmi del quadro finanziario pluriennale, nelle linee di bilancio, cosa viene cambiato rispetto al bilancio attuale. E ovviamente sapete che nei programmi e nei finanziamenti dell'Unione Europea ci sono certi programmi di cui beneficia magari di più l'Italia e certi programmi di cui beneficiano altri stati. Beh, guarda caso, se noi confrontiamo la proposta di prossimo bilancio settennale con quella attuale che si va a concludere, nel pacchetto le rubriche, le linee di bilancio che vengono tagliate sono quelle da dove l'Italia prende di più. Faccio un esempio: la politica agricola e la politica marittima, che tra l'altro sono due aspetti che noi come Lega riteniamo fondamentali, no? Quindi i contributi agli agricoltori e ai pescatori. Ecco, se noi confrontiamo la proposta attaccata al Recovery Fund presentata da Michel e dalla Commissione con il quadro finanziario precedente, ci sono 40 miliardi in meno su questa rubrica sui 7 anni. L'Italia è il secondo percettore dopo la Francia dei fondi della politica agricola comune. Quindi 40 miliardi di euro in meno sui 7 anni vuol dire una grossa fetta in meno di fondi agli agricoltori e ai pescatori italiani che incideranno negativamente su questo. Quindi scusate la lungaggine, però per farvi capire che davvero molto rumore per nulla. Alla fine noi stiamo dibattendo di uno strumento che nella migliore delle ipotesi per l'Italia varrà zero, cioè la differenza tra quanto noi riceviamo e quanto noi dobbiamo pagare indietro riceveremo di meno rispetto al passato è zero. Non c'è nessun beneficio macroeconomico per questa roba, ma così funziona l'Unione Europea. Ecco, e abbiamo parlato di questo, poi magari ci avviamo alla conclusione che stiamo andando avanti da 40 minuti, nonostante ci sia grande interesse anche da parte di chi è collegato, da chi sta seguendo anche con commenti, c'è anche una pioggia di commenti che dice che Marco Zanni è bellissimo, io leggo, li riporto solo, abbiamo una fan base molto forte. è mia moglie che è collegata. Ok, io mi rivolgo a Marco Campomenosi. Una cosa di cui non si è parlato e che probabilmente non si discuterà in questo Consiglio europeo, ma che è sempre sul tavolo e che nel dibattito italiano continua a tornare, è anche il MES. Ma sì, ieri ho partecipato anche una conferenza con alcuni consiglieri regionali della mia regione, la Liguria, proprio perché si era sviluppata anche una comunicazione bizzarra riguardo al fatto: ma come rinunciare a dei soldi che potremmo spendere nella sanità? Ma soldi che potremmo spendere nella sanità relativamente all'emergenza Covid. In una situazione in cui abbiamo chiesto al nostro collega Massimo Garavaglia, deputato a Roma, ma quanti sono i soldi che a Roma sono ancora fermi perché magari le regioni non hanno, quelle meno virtuose, non hanno ancora saputo investire ad operare per quella che è l'emergenza dell'edilizia ospedaliera? Beh, ci sono cifre che variano, alcuni dicono 17 miliardi, alcuni 24. 4 miliardi nuovi erano stati stanziati e quindi dovremmo accettare un MES per spendere dei soldi relativi ad un'emergenza che speriamo non torni più come prima, in cambio di che cosa? Di poi avere un controllo ulteriore su quello che è la nostra capacità di spesa, su quello che è la modalità di rientro rispetto a quello che è un prestito. Ieri è stata una giornata molto utile perché ho fatto comprendere a questi consiglieri regionali di come fossero in realtà stati presi in giro e di come dietro ai presunti costi sull'accesso al MES, che non vi sarebbero, vi è anche l'illusione del fatto che i titoli comprati dalla BCE invece ci rappresentino un costo maggiore, quando invece, come ha spiegato Zanni, rientrerebbero poi attraverso la retrocessione degli interessi prima alla Banca d'Italia e poi di fatto al Tesoro. Per non parlare del fatto che appunto i trattati e la norma, il regolamento del 2013 stabiliscono una rigorosità
forte rispetto al MES, e per non parlare del fatto di quanto è stato affermato da chi sta spingendo fortemente questo governo ad accettare queste somme, ovvero condizionare poi le nostre future scelte. Si tratta di un debito che poi deve essere soddisfatto in maniera privilegiata rispetto a tutti gli altri. Chi detiene poi i nostri titoli ovviamente pretenderà giustamente di essere maggiormente remunerato. Insomma, le questioni le abbiamo espresse centinaia di volte. Chi voleva capire che il MES è uno strumento tossico l'ha capito. I media italiani che continuano a fare una campagna promessa la fanno perché sanno che se il Premier Conte chiede l'utilizzazione del MES, lo fa per dare un segnale di un governo che si piega agli interessi altrui. Grecia, Spagna, Portogallo non accederanno al MES e questo già da solo dovrebbe far capire tutto. Poco fa Marco ha detto una cosa che va sottolineata. Nell'ambito dei prossimi programmi ci saranno dei tagli rispetto a priorità che l'Italia ha sempre difeso. Abbiamo detto l'agricoltura, ma non è che ce lo siamo sognati io e Zani, ci è stato detto durante le audizioni con i commissari. La commissaria Vestager, che è la regina no, degli equilibri del mercato, degli aiuti di Stato e di altri temi importanti della competition, mi ha detto chiaramente in un'audizione pubblica, evidentemente ai giornalisti italiani non interessa, beh, ma per pagare questa ripresa dovremmo tagliare su settori dove tradizionalmente è stato dato tanto, ovvero le politiche di coesione e l'agricoltura. Quindi sarà un doubt des veramente complicato e che vedrà vincitori e sconfitti. E questo non è assolutamente da dimenticare. Infatti, credo che sia utile fare poi una nuova diretta fra qualche giorno, quando avremo un po' l'accordo, no? Davanti ai nostri occhi, potremo analizzare e dire quello che i media tradizionali non diranno. Ecco, questo è assolutamente vero. La cosa importante è che, lo ha detto Salvini chiaramente in questi mesi, è che l'interesse italiano deve essere sempre difeso. Questo governo non lo ha fatto, lo ha comunicato in maniera assurda quando avevamo tutte le sere quasi una diretta a reti unificate, mentre i nostri concittadini erano obbligati a stare a casa. C'è stato un abuso che viene reiterato con una richiesta di prolungare lo stato di urgenza che non ha alcun senso. E credo che i cittadini se ne siano accorti, a prescindere dal fatto che vogliono beneficiare il mio partito o un altro partito. L'importante è che i cittadini si accorgano di quella che è la situazione in atto e si tengano informati, ovviamente, per quello che sia possibile fare e vedano quanto quello che accade spesso accade alle loro spalle. Ma come ho detto prima, le imprese se ne stanno già accorgendo, lo vediamo anche nell'incapacità di prendere decisioni importanti su Alitalia, quello che è successo con le autostrade, in un guazzabuglio in cui anche infrastrutture già finanziate, penso alla Gronda di Genova, no, dove basta una firma per far partire le opere, tutto è invece assolutamente fermo. Sì, io per concludere chiederei a entrambi, visto che comunque questo è un fine settimana, prendo in prestito la terminologia calcistica, un veloce pronostico su quello che sarà il Consiglio europeo, se sarà 1, X o 2. Ma secondo me ci sarà, come ho detto, un accordo. Ripeto, questa finzione di arrivare tutti e dire siamo ancora lontani, eccetera, eccetera. Se non sarà domenica, sarà la settimana prossima. Comunque, prima della fine di luglio ci sarà. L'indizio principale qual è? È che la proposta che il Presidente del Consiglio, Michel, ha fatto la settimana scorsa è molto simile a quella della Commissione del 27 maggio, quindi vuol dire che
in teoria, diciamo, le distanze non sono enormi. Vedremo dunque questo mio pronostico. Non so se è 1x2 come lo interpreti nella schedina, però ci sarà un accordo. Cioè, se uno è la Germania e due è l'Italia, io insomma dico tranquillamente uno, cioè vittoria ancora una volta della Germania. Marco, condividi? Ma sì, come diceva Gary Lineker, il calcio è quel gioco in cui partecipano tutti e poi vince sempre la Germania. Ecco, la sensazione in questi anni è un po' questa anche in Europa. Non abbiamo norme di cui avremo bisogno, proprio perché non le vuole l'Europa. Quelle che abbiamo, pensiamo al Bail-in di qualche anno fa. Insomma, i danni che hanno creato li conosciamo benissimo, li abbiamo avute per un'imposizione, e quindi, ma non si tratta di fare le vittime dei tedeschi, si tratta di difendere l'interesse nazionale. Questo governo non lo fa, quindi come finirà? Ma finirà in un accordo che per alcuni sarà una vittoria, per altri sarà una sconfitta. L'importante è che gli italiani abbiano gli strumenti per interpretare quello che verrà loro comunicato, e poi anche è importante che il Genoa domenica vinca con Lecce. Ecco, qui anche quei 3 punti sono decisivi. Non me ne vogliano gli amici salentini, che meritano più di noi la salvezza. Su quello mi trovo perfettamente d'accordo. Noi eventualmente ci riaggiorniamo con eventuali altri live anche nei prossimi giorni per commentare l'esito di questi incontri, di questi vertici europei e per capire che cosa ci aspetterà. Io vi ringrazio, ringrazio il presidente del gruppo Identità e Democrazia, Marco Zanni, e il capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, Marco Campomenosi, Un grazie. appello in chiusura. Chi ha seguito, mi raccomando, seguite e diffondete la pagina di Identità, Democrazia, Delegazione Lega, che è la pagina della Lega al Parlamento europeo, dove troverete tutto il materiale, tutti gli aggiornamenti sull'attività nostra dei 29 eurodeputati che rappresentano la Lega a Bruxelles, egregiamente curata ovviamente da Cristiano. Grazie, grazie e a presto. Ciao a tutti, buon weekend.